Allora ragazzi, devo dirvi la verità che Nevio Lo Stirato e Filippo Champagne hanno invaso anche altri palinsesti. Ti faccio ascoltare una cosa che è stata trasmessa martedì dopo la partita di Coppa dei Campioni, io la chiamo sempre così, Coppa dei Campioni, no Champions League, mi fa orrore, tra Inter e Benfica. Il mitologico grande ascoltatore della Zanzara, Frank Piantanida, in un programma di punta. Non sai chi sei, perché tu parli solo di Massimo Giannini, non sai chi è Frank Piantanida. Sai chi è Frank Matano, ad esempio. Posso dirti che è un grande ascoltatore della Zanzara, l'attore mitico, attore Frank Matano. Frank Piantanida è un grande, fa le pagelle. Che conosco Frank Matano, non mi sta simpatico Frank Matano. No, mi sta simpaticissimo Frank Matano. Lo diremo e ti querelerà. Mi auguro che ti quereli, perché dire che non è simpatico. Un grande attore italiano, Frank Matano, che ho incontrato l'altro giorno, che peraltro è stato così gentile nel dire: guarda, salutami anche Giuseppe, tu lo tratti in questo modo. Nessun modo, perché hai detto Frank Matano è un, io lo voglio dire pubblicamente, è un grande attore italiano. Gli ma, voglio ma chi bene, se ne frega adesso di Frank Matano? Io sto parlando di Frank Piantanida. E che a me non interessa di Frank Piantanida. Senti, senti che genialità, le pagelle di Inter Benfica. Senti, mi ero scordato ieri, senti. Serata storta al casinò di San Siro. Stavolta esce povero, stirato, stirato come Nevio, una leggenda dei social. In sostanza, prende due legni, fa tremare il castelletto difensivo del Benfica, regolare, ma non balla la fresca. In porta, Lautaro, 7. È regolare. Beh ragazzi, un genio, genio totale, posso dirti, genio, genio totale. Grande Frank, ti abbraccio, grande. Frank Piantanida, in questo caso più geniale di Frank Matano, te lo posso dire, più geniale di Frank Matano, no, lo posso dire. Allora Enrico Ruggeri, Piantanidosi, qui ti farà incazzare. Enrico Ruggeri, che tu conosci sicuramente.